Tragedia del fine settimana a Caggiano. Pasquale Blancone, 91 anni, contadino, è deceduto in seguito a un incidente col trattore. Era scomparso da sabato e intorno alle 20 di sabato era scattata la task force per cercarlo. A Caggiano erano arrivati i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Pasquale Roberto, le squadre di protezione civile Gopi Onlus di Polla e Caggiano. Intorno a mezzanotte le ricerche erano state sospese a causa dell'oscurità e del maltempo, per poi cominciare all'alba con il supporto anche di mezzi aerei, un elicottero e dei droni. Intorno alle 10 di ieri mattina il ritrovamento del novantenne deceduto a causa dell'incidente in montagna con il suo trattore in località Bosco, sarebbe stato schiacciato dal mezzo agricolo. Si tratta di una tragedia, ha dichiarato il sindaco di Caggiano Modesto La Mattina, che colpisce tutto il nostro paese. Pasquale era conosciuto e stimato da tutti i nostri concittadini. Ringrazio i soccorritori per il loro impegno profuso nel corso delle ricerche. Occorre infatti anche aggiungere che domenica sono arrivati ulteriori volontari della Protezione Civile, ad aggiungersi a Polla e Caggiano anche Palomonte e un'altra squadra dei Vigili del Fuoco guidata dal caposquadra Bruno Mangieri. Purtroppo le ricerche sono state tragiche. È stato ritrovato il corpo senza vita di Pasquale Blancone.